Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Altra reaction, perché è uscito il trailer pre-launch, quindi direi che siamo agli sgoccioli, anche perché manca poco più di un mese all'uscita di A Yuden Chronicles 100 Heroes. E sono in un hype pazzesco. Sono in un hype pazzesco perché ovviamente ho il Game Pass, quindi lo giocherò sul Game Pass Day One. Non ho avuto la possibilità di giocare alla beta, però voglio comunque vedere che cosa stiamo andando a vedere. Cioè, sono curioso di vedere qual è il risultato finale. Essendo comunque un grande appassionato e fan della saga di Shuikoden, dato che ci sono Shuikoden, dato che io da piccolo la chiamavo Shuikoden, quindi ormai mi rimane in testa Shuikoden. Dove appunto soprattutto l'1 e il 2 sono stati quelli che mi hanno colpito particolarmente fin da bambino, anche perché il secondo capitolo sono abbastanza legato per una questione affettiva, dato che mi è stato regalato da mio fratello, quando ovviamente anche lui giocava forse alla Play, io non ho ricordi perché siamo due fratelli comunque con età diverse. Però fu lui che me lo regalò. Quindi di conseguenza, rivedere adesso un gioco che fondamentalmente, anche dal punto di vista spirituale, è, possiamo chiamare quasi un fratello minore o comunque un parente di quello che è la serie di Shuikoden, sono abbastanza emozionato e non vedo l'ora di poterlo giocare e poter fare tutte le cose che si facevano anche lì. Già abbiamo visto altri trailer, ho fatto le reaction ad altri trailer che possibilmente vi metterò qui nelle schede, in alto a destra o in generale in descrizione, eccetera, eccetera. Però andiamo a vedere questo trailer. Però prima abbassiamo l'audio perché sennò ci sfonda la testa. Blessed with sight am I, and there is much that I can see. Baba. Sarebbe la nostra Lecnap. The tale of a fated group of three. Nanami, Joey e Ryu, And their links to praticamente. 100 E poi le heroes 108 destiny. stelle del destino. E se tra l'altro si chiamano. Cioè, i 100 eroi del destino. Lips, hope had a mind. Shablooey! Wow. Bello, bello, bello. Vediamo che cosa si sono inventati. First, our I legami heroes and those dell'amicizia. closest to them. Five brave souls will reveal themselves. Hey there. You must be the Cioè, new. guardate anche la grafica, no? Con ovviamente questo report quasi di HD2D, fondamentalmente parlando, che un pochettino ricorda Okay, Shuikoden. a mere mention. They will share the burden of Noah's fate Quindi ci as sono his quelli che fiercest camminano con Noah. allies. Guardate le battaglie, no? Con gli attacchi combinati, gli attacchi insieme. And many more will follow the path. E tanti I am altri Hildy, seguiranno il Lieutenant percorso. Kessling's aide. Vedete gli attacchi? Mamma mia. Sane, a scion of the Empire and his Il futuro di comrades, un each impero. filled with youthful ambition. L'attacco combinato in tre, che è Miklotov e Camus, And then, insieme a Flick. voices most vociferous. Bandits and outlaws among their number. I banditi delle montagne Rakutei, del General monte Coben's Rakutei. gonna declare himself ruler of this whole land, and you can't do squat about it. Uthus, maybe ease back on the whole, but you're about to get an Guardate anche la battaglia, non la iron ball disposizione. bashing. E i nemici, guardate come sono fatti bellini in 3D. I Cioè, gli see. sprite degli eroi sono praticamente degli sprite 2D, fondamentalmente animati, mentre invece i nemici, guardateli, sembrano, cioè sono proprio in 3D, animati e disegnati, fatti 3D. ship sailing the sands. Our trading begins now. The tougher the exterior, the stronger their hearts. And more enduring the bonds they forge. Questi sarebbero i cosi. I polipi. What high-pitched voices Rulodia. this way come? Che vichi? All right, evil
Cioè, ci sono veramente a me. Io guardando sto trailer mi stanno venendo in mente tipo tutte le immagini di Suikoden 2, proprio letteralmente. Cioè, lei con la staffa che è praticamente Vicky, che ti sblocca il teleport, utilizza le magie di teletrasporto, eccetera, eccetera. Cioè, veramente è una roba pazzesca. C'è proprio un feeling a pelle. Cute and Curious Mages. We shall see. The heroes will gather. Una città nata dall'amore, che sarebbe il headquarter probabilmente, no? Oh, yeah! Ah no, sono altri personaggi proprio. A lively place for sure. A racetrack for the Eggfoot. Look at them go. Ah, leggiare. Quelli che vogliono scolpire il loro destino. Vogliono craftare, forgiare. Esiste il termine forgiare, perché non lo dico? C'è il gioco di carte, che se l'avevamo già visto nell'altro trailer. La pesca, come Taiyo, l'avevamo vista anche questa. Il dottor, quello, il Beyblade. La gara di cucina, ragazzi, le gare di cucina. Anche la gara di cucina, tanta roba. Ma sono quindi storie separate che poi si uniscono? Perché praticamente ci sono le vicende di Noah, che sarebbe lui, e poi le vicende anche degli altri che si uniscono a quanto pare. Cioè non sono... non è come per esempio Joey e Ryu, che ovviamente erano i protagonisti per esempio del 2, che stavano insieme e poi si separavano dopo, perché ovviamente sappiamo quello che è successo nella storia. Qui potrebbe essere il contrario, che prima sono separati e dopo si riuniscono. E dopo si uniscono. Potrebbe essere fighissima questa cosa. Cioè che si mette contro il suo stesso impero. Che è Necklord. You wish to know the fate. La vampira. Surely you'd rather learn that for yourself. Come. Our tale cannot start without you. Comunque ci sono tanti rimandi anche esteticamente ai personaggi che abbiamo già conosciuto nelle vecchie serie. A meno nelle serie di Suikoden, intendo, E infatti, che sarà praticamente disponibile il 23 di aprile, praticamente qualche giorno dopo il compleanno di mia mamma, però, come potete leggere, anche Xbox Game Pass. Infatti io, avendo comunque il Game Pass, lo giocherò tramite Game Pass e non vedo l'ora, non vedo l'ora. Questo Eiyuden Chronicle era uno dei miei most wanted praticamente del 2024. Ce ne sono pochi in realtà quest'anno. Non so se uscirà la remaster di Suikoden, perché anche quella sarebbe una dei miei most wanted, però sono completamente sparite date, riferimenti e tutto. Però questo lo posso prendere dal Game Pass, quindi si risparmia qualche cosina di soldi, fortunatamente. Poi vabbè, Final Fantasy VII Rebirth, che è stato uno, se non il most wanted dell'anno, che tra l'altro, se vi interessa, ci sono recensione e spiegazione del finale, se magari vi interessa sapere qualcosa in più del gioco. È veramente, veramente bello, veramente bello. Ci sarebbe Rise of the Ronin nel mezzo, che credo prenderò, perché alla fine mi ha convinto e credo che Rise of the Ronin lo prenderò, anche perché è doppiato interamente in italiano, quindi mi piace, sono molto curioso di provarlo. Però sì, ragazzi, non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora. 23 aprile, ormai siamo praticamente a un mese, veramente questo 2024 mi sta veramente sorprendendo dal punto di vista videoludico. Tra l'altro già nel 2025 sappiamo che ci sarà Death Stranding 2, quindi già cominciamo benissimo, cominciamo benissimo. Però ragazzi, veramente, titolo che per tutti gli amanti della saga di Suikoden è praticamente un most wanted, è un obbligatorio, è un passaggio obbligatorio. Io ovviamente lo prenderò, lo giocherò in live, sicuramente poi lo riporterò anche su YouTube, come sto facendo con Final Fantasy VII Rebirth, però farò praticamente poi la trasposizione e lo porterò anche sul canale, quindi
veramente tanta roba. Tanta roba, mi piace, la grafica è bellissima, il gameplay abbiamo già visto quello che si può fare, la disposizione dei personaggi anche tramite l'ambiente, veramente ci sono tante piccole innovazioni, tante piccole robe che hanno fatto crescere, secondo me, il valore di quello che è già il progetto di A Yuden Chronicles 100 Heroes. Quindi, boh, ragazzi, non vedo l'ora di giocarlo. Se ovviamente vi interessa, mi troverete in live a giocarlo. Ovviamente vi consiglio anche di buttarci un occhio e decidere se effettivamente acquistarlo. Io, detto questo, non ho nient'altro da aggiungere, ragazzi. Sono completamente innamorato e sono completamente esterrefatto da quello che ho visto. E veramente non vedo l'ora di metterci le mani addosso. Quindi, signori, vi aspetto se lo volete vedere insieme a me. E ci becchiamo come sempre con un prossimo episodio.